Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come vedete abbiamo un nuovo gameplay con l'ACR, perché me l'avete chiesto in molti e ho avuto l'opportunità di fare questa ultima giocata con il mio gruppo dei Nexus. Qui siamo in un campo molto carino, vicino a Imola. Eravamo ospiti di un club che, porca troia, non mi ricordo mai i nomi del club con cui giochiamo. Però vabbè, se mi viene in mente lo metto qui in descrizione. E niente, qui eravamo la squadra d'attacco, l'obiettivo era di andare a recuperare una fialetta che conteneva oggetti simbolici, adesso non mi ricordo, mi sembra che contenesse delle caramelle per dire, che sarebbero state le cure da recuperare e portare al campo base. E adesso praticamente stavamo scarpinando su questa collina. C'era molto caldo, quindi io avevo un setup abbastanza leggero e comodo, un semplice cinturone con qualche tasca, maglia a maniche corte che mi sono pentito perché c'era pieno di rovi, però va bene lo stesso. E niente, qui eravamo molto quatti perché insomma potevano essere in qualsiasi punto. Come vedete qui è pieno di vegetazione e non si può sapere dove possano essere, quindi molto prudenti. Qui vedete il presidente di Nexus mi indica di guardare il lato est perché potrebbe sbucare qualcuno. E quindi pian pianino avanziamo. E, insomma, nella postazione che dovevamo andare a recuperare la fialetta c'era anche la bandiera, una bandiera molto visibile in modo da indicare il punto in cui era questa fialetta. Ecco qui che ricevo un aiuto sempre dal presidente, chiamato Dumbo. E qui finalmente eravamo arrivati sopra il fianco est della collina. E diciamo che l'abbiamo un pochino, come posso dire, ci siamo passati verso destra, tenendo sempre d'occhio il fianco che avevamo scoperto sempre alla nostra destra, perché non si sa, non c'era nessuno, però sempre meglio darci un'occhiata. Qui abbiamo una ragazza, la ragazza del club. So che non è facile trovare una ragazza, ebbene noi ce l'abbiamo. Quindi sempre allerta, avanziamo piano piano. E qui poi si cominciano a sentire degli spari, proprio perché i nemici ce li ritroveremo tra poco. Ok, avanziamo. Qui arriva fuoco nemico, quindi meglio camperarsi un attimo. E qui ero circondato da spine, rovi, insetti vari e veramente stavo soffrendo tanto. Però per giocare bisogna soffrire. Qui c'eravamo un pochino tutti appartati perché non sapevamo bene dove andare a puntare di preciso. Poi alla fine scopriamo che i nemici sono un pochino sparsi lì in mezzo, quindi è ben difficile riuscire a localizzarli. Però adesso avanziamo perché fino lì non riuscivano a prenderci.
Dietro di me ho altri due ragazzi che fanno da retroguardia. E qui veramente pieno di rovi, però dovevo infiltrarmi lì in mezzo perché dovevo fornire un po' di fuoco anch'io. Quindi spadabam, ecco che mi butto. Qui mi ero intrigato in mezzo a dei rami che mi tenevano attaccato per le gambe e non riuscivo ad andare avanti. E qui mi sono un pochino incagliato. Intanto vediamo la panoramica dell'ACR. E qui piano piano cerco di scovare qualche individuo nascosto tra le fronde e gli arbusti verdi. E la base da attaccare era proprio di fronte a noi, in mezzo alla vegetazione. Adesso rimarremo qui fermi un po' e decidere che cosa fare. Avevo sempre il presidente a una decina di metri davanti a me che poteva darmi le Occhio lì, eh. indicazioni su cosa fare. Qui mi ero incagliato di nuovo. Quando vedete che la telecamera va verso il basso è perché mi sono incagliato e dovevo districarmi. Ecco che qui il presidente mi dà di nuovo indicazioni su cosa fare e praticamente mi ha detto: vai avanti, raggiungi il ragazzo che è di fronte Tumbo, passo dietro di lei. a te. E insomma, dovevamo un pochino stare bassi qua perché, come vedete, la ragazza è stata colpita e io ero lì in mezzo. Insomma, non era facile. Sì, Qui ho visto, ho visto. avanzo e cerco di raggiungere Bue, che è appunto questo, insomma, ragazzone che stava anche lui avanzando in mezzo alla vegetazione 4-4. E qui veramente ero a rischio perché i nemici erano poco più avanti. Ecco come vedete lì c'è una barricata fatta con delle assi di legno, delle casse, dove c'erano due nemici che sono stati già colpiti e piano piano Usiamo provo un pochino le ad casse come avanzare fucile. per vedere se da lì si riesce a vedere qualcosa. Era utile perché mi forniva copertura e allo stesso tempo potevo vedere se c'era qualcuno. Infatti i nemici erano tutti lì, oltre quella vegetazione che vedete. Solo che facevo Sono veramente tutti là fatica a in mezzo. vederli. Ma proviamo ad andare per di qua? Proviamo ad andare per di qua o giriamo? Ci sono già gli altri però lì. Lì a destra. Ah E da qui sì? a poco mi seccano perché la mia furbata è: dai, sto qui così cerco di vedere un po'. Spara, spara, Non ma vedo una sega io da qua. ci lecca, non Sì? ho beccato nessuno. Ah, Pop, sento il rumore, sono tutti concentrati lì in mezzo.
È lì che tira. Hai colpito? Han preso. Preso! Dov'è il medico, ragazzi? Ed ecco medico! Che qui vengo colpito e aspetto con ansia il medico che arrivi, perché appunto avevamo un medico a disposizione e quando venivamo colpiti eravamo feriti, quindi sì, potevamo essere curati grazie a, appunto, al medico, medico che veniva e ci legava una fascetta attorno al braccio. Dopo che ci colpivano per la seconda volta eravamo fuori. Di ferito uno, gli altri sono lì. Però c'è da dire che i colpiti rimanevano lì dove erano. Bisognava stare o seduti o in piedi, basta che comunque si teneva un braccio alzato o si faceva notare che si era già stati colpiti. Perché una volta che la provetta era stata recuperata, tutti i feriti, anzi i morti in campo, erano liberi e si poteva tornare giù tutti insieme per poi affrontare la seconda parte della giocata, che non ho filmato, ho filmato solo questa perché sennò veniva un filmato di mezz'ora. Ok, ora che sono bello fasciato torno giù e poi risalgo sulla parte sinistra. Sì, certo. Lì ad aspettarci c'erano già 3-4 membri. E io insieme alla ragazza stavamo salendo su questa su questo versante della collina. Lei è dietro che sta seguendo. E devo dire che veramente salire e scendere, poi stare attenti ai rami, salta di qui, salta di là, è veramente faticoso, soprattutto con questo caldo. Poi trasportando un fucile, poi comunque il cinturone, sono cose che comunque sono leggere, ma dopo un po' anche il fucile si fa sentire. Quindi devo dire che è stata veramente faticosa. Ma veramente io, ragazzi, mi diverto una cifra, quindi non c'è problema. Ok, qui sempre piano piano saliamo su per la collina. Ecco qui la ragazza che mi raggiunge. La chiamo ragazza perché non so il nome, ancora non mi ricordo come si chiami. Mettiti subito qui dietro perché... Cioè non è che non mi ricordo, proprio non lo so, ecco. Sì. Su ci aspettano tre ragazzi più il presidente, che sono lì, tre sono stati colpiti e altri tre sono su un altro versante che cercano di concludere qualcosa, ma una volta saliti su quella collina era veramente difficile stare sani e salvi, perché come vedete non è semplice. La mano. Qui faccio il cavaliere, il nobile cavaliere che aiuta la principessa. E qui cerco un po' di sbucare su da questi arbusti, perché allora noi ce li avevamo proprio davanti alla faccia tutte queste piante, quindi se bastava alzarci un attimo e loro vedevano del movimento e sparavano, però noi allo stesso tempo non riuscivamo a vedere niente con tutta quella vegetazione.
Quindi adesso rimarrò qui un altro po' e poi mi sposto perché sennò era in una situazione veramente di stallo. No, c'è troppa erba. Sì, ma ci inculano tutti se veniamo su. Lo so. Ecco che adesso provo ad andare dietro a quell'albero che vedete lì sulla destra. Solo che ragazzi, mi sono cagato Quell'albero. addosso perché appena sono arrivato lì mi sono ritrovato il burrone. Adesso non so se si vede bene nell'inquadratura, però state attenti. E qui veramente eravamo a rischio perché, come vedete, il presidente lì in piedi e gli altri due dietro sono stati colpiti e io dovevo andare in quella zona lì. Vado lì in E mezzo. sono stato colpito perché non Davanti. Ah, potevo dietro nascondermi l'uomo. ancora di più, perché sennò cadevo giù come una pera lungo il burrone. Io, ecco, vedete, vado lì, ma come vedete, subito dopo l'albero c'era il burrone e io che arrancavo, anzi mi sono aggrappato al tronco con la mano perché sennò cadevo giù. Ed ecco che qui mi Colpito! hanno colpito e ragazze, è veramente dura. E niente. No, Qui beh, finisce questa inutile. partita Barricati e lì. quindi Eh ci vediamo al prossimo video. Un bel pollice in su, mi sì. raccomando, e niente. Alla prossima, ciao a tutti!